E buongiorno mondo, sono le 6.58 e siamo già operativi, assurdo, per due vacanzieri in ferie, 6.58 al mare, essere già in giro per il paese è assurdo, però stiamo lasciando Pellaro, prendiamo il treno e andiamo a visitare Scilla di mattinata, ci facciamo un po' di spiaggia, andiamo a vedere Chianalea, poi riprendiamo il treno, andiamo a Reggio, visitiamo Reggio, Bronzi e quindi anche oggi trottoliamo un po', perciò vi aggiorniamo strada facendo, lasciamo in coma e si va. Ovviamente non avendo fatto colazione ci siamo fermati in panetteria per due cornetti freschi appena sfornati, quindi caldi. Lasciamo in stazione, si va. Per andare al castello di Scilla prenderanno l'ascensore. Ore 9.38, si schiuma di caldo, ci siamo fatti una bella dronatina sul castello di Scilla e adesso scendiamo da quella parte e andiamo a vedere Chianalea, il borgo dei pescatori di Scilla. Non vedevi l'ora? Sì. Allora andiamo. Oggi non abbiamo portato dietro l'ombrellone, quindi in spiaggia libera è un po' dura rimanere, facciamo i VIP e con 20 soldi ci siamo affittati ombrellone e sdraio e adesso facciamo pausa, anzi facciamo una siesta. Cin cin. Da quando ho scoperto la gazzosa al caffè ne sta bevendo un sacco. Abbiamo tristemente abbandonato la spiaggia, ma solo perché tra mezz'ora abbiamo il treno e volevamo mangiare un boccone. Siamo venuti in una rosticceria per un tranche di pizza, una diretta e via di corsa alla stazione che è qua dietro a 150 metri e andiamo a Reggio a vedere i Bronzi, i loro tisellini. Siamo arrivati a Reggio, siamo scesi a Reggio Lido per essere all'inizio della via Marina, proprio di fronte alla gelateria Cesare, dove alle 2:30 di pomeriggio c'è già una coda assurda. Io lo conosco già, la Simo no, e adesso valutiamo se prendere un gelato veramente lì. Un caffè sicuro andiamo a prendercelo adesso e poi andiamo al museo a vedere i Bronzi e poi tutto di là verso la via Marina, il chilometro più bello d'Italia. Andiamo. La Simo, scoraggiata dalla coda, non mi ha fatto prendere il gelato da Cesare. Io lo conosco già perché l'ho già preso più di una volta, però tra i due l'amante folle del gelato sono io e quindi lei non vuole fare la coda e io, da bravo uomo, non faccio la coda per lei. Ma un gelatino con questo caldo ci sta sempre bene, anche col freddo, onestamente anche col freddo si mangia il gelato. Perciò, niente,
andiamo a vedere i bronzi senza gelato. Forse andiamo a prendere solo il caffè, come vi dicevo prima. Ditele qualcosa, il gelato non si rifiuta mai, neanche quando c'è la coda. Mai. Mai. E anche la visita al museo ce la siamo fatta, finalmente là siamo visto il culo dei bronzi e i loro piselleni super bronzati e niente, adesso andiamo a passeggiare lungo la via Marina, andiamo a vedere il Duomo, forse il castello, la scalinata che non mi ricordo mai come si chiama, e vabbè, un po' di posti e da qui comincia il chilometro più bello d'Italia, ma giù di là ci andiamo pian pianino. Lei vuole andare di qua. Siamo all'Arena dello Stretto, là c'è Vittorio Emanuele, qui c'è la Simo accaldata ma felice. Adesso torniamo sulla via Marina Alta dalle scale che ancora non ne avevamo fatte. Molto particolari e molto suggestivi sono questi ficus tipici del lungomare di Reggio Calabria. Ce ne sono diversi e le loro radici sono impressionanti. Guardate un po'. La Simo non dice mai niente, è muta, non ve l'ho mai detto, ma lei è muta. Siamo arrivati al Castello Aragonese, che è qua alle nostre spalle, ma è troppo tardi, siamo troppo bolliti per andare a visitare anche questo, sarà per una prossima volta. Pagare un biglietto adesso per entrare, bolliti come siamo, no, non ne vale la pena. Sai cosa facciamo? Andiamo a bere una cosa. Ci sta. Siamo arrivati a Pellaro alle 7:30 e la prima cosa che abbiamo fatto cos'è stata? Andare a procacciarci del cibo. Siamo andati in gastronomia, rosticceria, ci siamo presi un gatto di patate, 4 polpettine di melanzane fritte, un po' di verdure che sgrassano, zucchine e cipolline borretane, penso. Il pane, perché senza pane non si poteva mangiare. E delle olive ripiene, che quelle devono essere una bomba. Adesso le proviamo. Apriamo una birretta e le proviamo. Io le ho proposto che potevamo andare in un Lido, chiedere una birra e dire: guarda, le olive per l'aperitivo ce le abbiamo noi. Ma lei si vergogna e quindi mi sa che al Lido beviamo una birretta e basta. Poi quando arriviamo sul camper apriamo un'altra nostra birretta e mangiamo le olive. Ormai è quasi buio, sono le 8:23, siamo arrivati al camper, ma ci siamo fatti la birretta sul mare. Lei ormai è a pezzi, quanti passi hai fatto oggi? 21.000. 20.680 passi, per la bellezza di... Io ne ho fatti 21.000 chilometri, non li leggo neanche. All'incirca 19, se non mi ricordo male. Va bene, ci prepariamo, facciamo la doccia, mangiamo e basta. A dopo. So che non si vedrà quasi niente e non si sentirà niente perché sto parlando sottovoce, perché c'è gente in campeggio, ma questo è quello che abbiamo comprato. Queste sono le olive ripiene, queste le verdurine. Buon appetito.